Il Teramo chiude la stagione con una sconfitta per 2-0 contro la Reggiana, che al Bonolis doveva vincere, così è stato. Ma la vittoria non basta alla squadra di Diana per festeggiare la promozione diretta, che invece va al Modena. Ai biancorossi comunque vanno gli applausi a fine gara meritati per aver conseguito l'obiettivo principale, quello della salvezza, con una giornata di anticipo. Due le novità iniziali in formazione per il Teramo: Jacoponi in difesa e Viero in mediana, confermato il 3-4-3. Sulla trasponda assenti Rozio e Laezza, 3-5-2 con la coppia d'attacco Zamparo-Rosafio. La Reggiana parte subito in avanti alla ricerca del vantaggio, lo sfiora dopo 7 minuti di gioco con il capocannoniere Luca Zamparo. La conclusione ravvicinata di sinistro si stampa sulla traversa. Il Teramo non si scompone più di tanto e prova a reagire, ma non è mai pericoloso. Ci provano gli ospiti al 22esimo con Luciani. La conclusione dai limiti si perde alta. La squadra di Guidi si fa vedere solo nelle ripartenze. Al 35esimo fallo di Cremonesi su Bernardotto, da ultimo uomo. Il direttore di gara però non è dello stesso avviso ed estrae solo il giallo, episodio dubbio. La conclusione centrale al 39esimo di Jacoponi viene bloccata da Venturi, ma sul finire di tempo al 43esimo gli emiliani trovano il vantaggio con il colpo di testa di Cigarini e chiudono così la prima frazione in vantaggio per 1-0. Ad inizio ripresa Guidi prova a cambiare, dentro D'Andrea per Rosso e Forgione per Malotti, ma è ancora la squadra di Diana protagonista al 47esimo con Zamparo. Il colpo di testa viene deviato in corner da Perrucchini. Non molla il diavolo e un minuto dopo sfiora il pari con D'Andrea, che davanti alla porta colpisce il palo, fortunato il portiere che si ritrova la sfera tra le braccia. Dal possibile 1-1 si passa allo 0-2 in un attimo e Rosafio in contropiede a raddoppiare e a mettere così in cassaforte il risultato. Gara che non ha più nulla da dire, solo girandola di cambi, e si attende il triplice fischio che arriva dopo 4 minuti di recupero. Finisce 2-0, entrambe le formazioni escono tra gli applausi dei propri sostenitori. Il Teramo ora però deve concentrarsi sul futuro societario e Davide Ciaccia a fine gara in conferenza ringrazia la città di Teramo e annuncia che il progetto andrà avanti garantendo la continuità del calcio a Teramo.